ci sono rimasti ancora 5 minuti su Rai 2, li passiamo in compagnia di D'Argent D'Amico nei rimasugli della rissa che c'è stata poco fa. Ha un suo perché. A me non riesce. No, no, non accompagnarlo. Scusa. A quell'espressione. Sono gli ultimi minuti, quelli prima di lasciarvi andare a dormire, quelli che è giusto dedicare anche un po' all'introspezione, al farsi delle domande che poi vi accompagneranno forse per tutta la notte. D'Argent, apro di fronte a te il libro delle grandi domande. Apra, apra. A che ora vai a dormire, D'Argent, tu di solito? Ma non sempre, non sempre. Siamo già a questi livelli, guarda. Ci sono degli c'è uno spirito in questa macchina. Che la fa muovere per conto suo? Che ha la sensibilità. Ha la sensibilità di capire quando. Adesso torna di là. Ma cazzo. Adesso torna di là, ho detto! Vedi? È un po' così, ma. Se la domestichi a sufficienza. Quanto manca secondo te? Quanto manca secondo te? Quanto manca secondo te? A cosa? Al programmi televisivi che saranno fatti solo da macchine. Ah, cioè non soltanto lì ma compresi noi? Sì, compreso tutto, tutto compreso, come si dice. Ma non molto, siccome è Zoom, guarda, ha già dato un'accelerata. D'Argent. Sì? Perché nei film... Figurati un po' la canzonina. Ecco, così dovrebbe andare meglio. Meglio? Si vede che avete un'intimità, eh? Sai che non si era mai permesso con nessuno di fare una cosa del genere, dai. È giunta voce, è venuto un uccellino all'orecchio, mi ha parlato. Sì, sì, si vede che avete intimità, si vede, si vede. Ti dicevo, perché nei film quando le persone hanno un incubo si svegliano tirando sul busto? Perché è molto più facile che tirando sulle gambe. È vero. È vero. È vero, è vero. Secondo te, i granchi, guardando i pesci, pensano che i pesci siano in grado di volare? Oh. Mamma mia. Ma secondo me quelli più piccoli, ma quelli più granchi ormai non guardano più queste cose. Ti dispiace se rimaniamo sott'acqua, idealmente? Con te farei di tutto. Non credi che se il plankton fosse solo un po' più organizzato potrebbe mangiarsi la balena? Cioè, secondo me è una questione di... Guarda, io mi è capitato di vedere una balena nei mari dell'Islanda e sono davvero grosse, quindi no. Veramente molto imponente. La balena è veramente quindi grande. Quindi non è una questione di sciatteria da parte del plankton, è proprio che non ce la fanno. Potrebbe succedere, ma una volta ogni plankton. Perché ragazzi, scusate, questo momento può sembrare una cagata, ma se lo fai con la gente giusta va che è bello, eh. Beh. Va che è bello, se lo fai con la gente giusta. Come tutto del resto, no? Eh? È la compagna quello che cambia. Voglio cercare una che ti metta un po' in difficoltà. Io sono nato in difficoltà. Guarda qua. Mi hai preso? Ah, mi hai preso. No, ah, stai qua. Secondo te, il numero di passi che una persona fa nella vita con il piede destro è uguale al numero di passi che abbiamo fatto col piede sinistro? Allora, nel mio caso no, perché ho spesso un'infiammazione del nervo sciatico e quindi comunque faccio meno passi col destro, più passi col sinistro. Però credo che in linea di massima, no, nessuno. Nessuno, forse solamente le persone che saltellano. A piedi uniti? Sì, quelli che saltellano a piedi uniti, sì. Io non ho i piedi uniti... Ma ce li ho unti in questo momento. Mm. Che non vale però. Non vale. Non vale. Vabbè, allora niente. Secondo te i dentisti li preparano prima i monologhi che ti fanno quando stanno lì e tu sei con la bocca aperta o improvvisano sul momento? Secondo me li provano. Provano dei monologhi e poi la sera... A casa e poi li fanno lì se, quando tu sei lì... No, li provano in teatro. Ah, li fanno... Sì, sì, ah, in realtà. E poi li provano. E perché secondo te ti fanno sempre domande mentre sei con la bocca aperta per cui non basta mai la risposta sì o no? Che si eccitano a vedere quella roba lì. Sì. Io direi che per stasera, ragazzi, vi abbiamo lasciati a bocca aperta anche a voi.
abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Noi ci vediamo domani, sempre su Rai 2, sempre in seconda serata con Giorgia e Nunzio Di Biase. Grazie mille, a darci il d'amico!